Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Paola e oggi mukbang con la cotoletta di pollo e i pomodori. Di cosa parliamo? Parliamo di pazzi per la spesa Italia, si può? Sì, no, forse? La mia risposta tra poco, ma prima iscriviti, commenta, condividi e mettici tantissimi like. I miei figli stanno mangiando la stessa cosa. Allora, perché pazzi per la spesa? Sì, no, forse per togliervi qualche dubbio, si può? Ni. Ni perché? Perché alle volte si riesce, altre volte no. Ad esempio, nei discount, no. Scordatevelo, se volete fare pazzi per la spesa nei discount è impossibile. Quindi niente Lidl, niente Penny, niente MD, niente nessuno di questi. Perché? Semplicemente perché non generano coupon e non li accettano. E non accettano neanche ticket. Questa è la sostanziale risposta. Nella grande distribuzione, sì, volendo sì. Con varie accortenze. Avrete sicuramente visto il mio video, quello di Wiscount. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. L'ho registrato nello stesso giorno in cui sto registrando questo mukbang. L'ho registrato prima e l'avete visto lunedì 16. Ed è praticamente che cos'è, come funziona e come aiutarvi a risparmiare. Andatelo a vedere. Si chiama proprio Wiscount. Più non so co cos'altro perché non ho ancora messo, non ho ancora editato. Io questo sistema per risparmiare lo uso dal 2010 più o meno, 2009-2010, da quando sono andata a convivere con Rocco nel 2009. Ma non mi ricordo se abbiamo iniziato subito o più tardi, mi sa. Un pochino più tardi. Noi facevamo la spesa, io lavoro in Eurospin, ma facevo la spesa in Iper perché mi era più comodo non avendo la macchina. Abitando a Magenta mi veniva più comodo andare all'Iper di Magenta. Tra l'altro abitavo all'epoca anche abbastanza vicino. Quindi io dall'Iper di Magenta portavo col mio carrellino, quello delle signore classico che vedete al mercato, portavo dentro la spesa e me la portavo a casa. E c'è stato un periodo che l'Iper ha sempre messo i suoi coupon interni. C'erano dei coupon del valore di 1 euro per i bastoncini per i cani che costavano 77 centesimi. Quindi ogni buono, ogni coupon di quelli mi garantiva di avere un rientro di 23 centesimi che io sfruttavo per prendere altra roba. All'epoca la pasta costava forse 30 centesimi, 29 centesimi, 27 centesimi. Idem le lattine di salsa e le lattine di legumi costavano intorno ai 23-24 centesimi. Quindi più o meno andava pari, più o meno. Ma la cosa più bella è che a un certo punto Iper, oltre a dare questi buoni, dava dei buoni per la frutta e la verdura, quindi io facevo scorta di questi bastoncini che poi comunque all'epoca noi non facevamo beneficenza, ma i miei cani ne hanno soffritto, ne avevo già 2 di cani, li mangiavano molto volentieri perché quelli è come se fosse una droga per gli animali e c'era anche un buono da 1 euro su una spesa di 5 euro o per la carne o per il pesce o per la verdura, proprio uno e uno. E quindi io con la differenza ci compravo la carne, il pesce e la verdura, perché all'epoca lavoravo solo io e con il mio stipendio io prendevo 500, no, prendevo 620 euro al mese o 590, una cosa del genere. Fate anche 620 perché adesso non mi ricordo di preciso. Il mio affitto costava 420 euro al mese, comprensivo di spese condominiali, anche da 420 a 620 sono comunque 200 euro. Dovevamo pagarci le bollette e dovevamo pagarci
il trasporto per me per andare a lavorare e il mangiare, quindi eravamo messi malissimo, con 200 euro non ci bastavano mai. Un giorno per caso sono andata a... ho visto in televisione Pazzi per la spesa, proprio USA. E ho detto, ma fammi vedere se in Italia esiste. E ho trovato i coupon della Danone, che sono stati i miei primi coupon. Quando Rocco ha iniziato a lavorare, i ticket li prendeva solamente il Carrefour. Quindi nei momenti in cui avevamo i ticket, io ho provato a fare la stessa cosa al Carrefour, quindi usare buoni sconto legati al buono sconto. Buono sconto e ticket. Sui prodotti in offerta, perché gli yogurt li prendevo quando erano in scadenza, quindi mancavano tipo 3-4 giorni, una settimana, ma andava più che bene perché tanto noi li consumavamo, con la differenza ci pagavo il resto e ci prendevo quello che ci serviva per mangiare. Ma al Carrefour hanno ben pensato di farmi passare per pezzente e quindi urlando che se no la roba me l'avrebbero regalata e bla 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 bla, insomma mi hanno veramente ridotto uno straccio. Già io non avevo tantissimi soldi, poi loro si sono anche permessi di far sta sceneggiata, morale della favola, io ho pagato quello che dovevo e me ne sono andata. E non sono più tornata per anni. E ho mandato diverse mail alla direzione, ma la tizia che ha fatto sta sceneggiata era sempre là. Infatti, poi alla fine il Carrefour mio di zona è fallito e hanno chiuso. Quindi ho continuato sostanzialmente a fare la spesa all'Iper. E col tempo l'Iper ha creato dei Catalina, che sono dei buoni sconto anche per le grandi case, quindi le ramette della Bic, per un po' di tutto quello che è di marca, veramente un po' di tutto. Quelli del marchio Iper li potevi stampare dal sito dell'Iper in quantità che volevi, veramente era una quantità limitata, infatti lì ci sono esempi di gente che ha pagato 180 euro e non l'ha pagata. Cose allucinanti. Ah, perché poi mi sono dimenticata di dirvi che a un certo punto all'Iper, dopo che è successa questa cosa del Carrefour contemporaneamente, l'Iper dava un buono da 5 euro su una spesa di 40 euro. Quindi io cosa facevo? Il buono sconto, il primo che prendevano era quello da 5 euro. Quindi da 40 arrivavo a 35. Poi mi usavano tutti gli altri e gli altri comunque continuavo ad usarli, buoni sconto per, c'erano quelli per i pelati, per la pasta, per questo, per quello, per quello. Io li usavo lo stesso e li abbinavo, mi facevo i conti a casa abbinandoli a quelli dei cani, in modo da abbassare il più possibile il prezzo. Tipo una volta la tizia me li ha dovuti ridare e ho pagato 29 centesimi. E io l'ho sempre usata sta cosa, sempre, sempre, sempre. Sempre, già che ho visto che ho detto perché no. Questi coupon sono ancora esistenti, con la differenza che non sono più di un valore così alto, ma sono equivalenti quelli del generale, sono pari al 25% del valore del prodotto. Quindi se una cosa costa 1 euro, il buono è da 25 centesimi. Che però è cumulabile per quello che riguarda l'Iper con le promozioni, e il prodotto in promozione è spesso in promozione al 25%. Quindi diciamo un prodotto in promozione al 25% con il buono sconto lo paghi, sì, il buono sconto attaccato lo paghi la metà. Ok? Ed è un ottimo sistema anche questo per risparmiare. Vi parlo per l'Iper, la grande I. Poi per gli altri supermercati, bene o male funziona lo stesso, il Bennett lo stesso riprende quando sono in offerta le cose, ma io al Bennett non ci vado mai. Quindi se ne avete qualcuno, il mio consiglio è non usate subito il buono sconto a meno che il prodotto non vi serva,
aspettate che entri in offerta, perché tanto se più voi, almeno all'Iper funziona così, soprattutto nella settimana in cui il prodotto è in offerta, vi danno tantissime volte il buono sconto. In modo evidentemente perché ne hanno tanti e li devono far fuori, perché in collaborazione questi buoni sconto vengono dati in collaborazione con l'azienda produttrice del prodotto, cioè tipo la Cirio decide che deve mettere deve mettere il prodotto in promozione tra 15 giorni, da qui più o meno quello 10 giorni dipende, e poi è in promozione in tutti i supermercati. Centesimo più, centesimo meno, e quindi se una cosa costa 1 euro la metterà a 75 centesimi. In questo lasso di tempo, più o meno 10 giorni, l'Iper, perlomeno l'Iper la grande, ma penso che sia valido per tutti i supermercati che danno coupon, danno dei Catalina. Questi Catalina voi metteteli da parte. Se andate a fare la spesa solo in quel supermercato lì, sappiate che prima o poi, da lì a 10 giorni, quel prodotto entra in offerta. Se lo usate, quindi da 1 euro passerà a 75 centesimi e col buono sconto che voi avrete arriverete a 50 centesimi. Ok? Un esempio così valido per tutto. Il buono sconto, come la percentuale di sconto, varia tra i 20 e 30% del valore iniziale del prodotto non in offerta. Io ho sempre fatto così. C'è stato un periodo che le lamette della Bic, non so per quale motivo, probabilmente perché non le comprava nessuno, costavano 3 euro. Ascoltate bene. Erano in offerta a 1,67 euro e io avevo un buono sconto da 1,50 euro. Quindi le lamette da 10 della Bic mi costavano 17 centesimi. Ovviamente non ve lo dico a fare, cioè non, vi lascio immaginare chi mi conosce che comunque io li ho dati per fare i regali a mio papà e a mia suocera, poi non mi ricordo a chi. Mio papà mi diceva sempre: mi hai riempito di lamette, mi hai riempito di schiuma da barba, perché comunque mi conveniva. Poi, quando ci sono le promozioni del rimborso al 100%, tipo la BEX, che non so se è ancora attiva magari domani vado a fare un giro all'Iper, con una spesa di almeno 10 euro vi rimborsano 10 euro. Non so se è ancora attiva, devo andare a vedere. E io così spendevo 10,20 euro, 10,30 euro, facevo in modo, ho sempre fatto in modo con queste promozioni con rientro del 100% di arrivare il più possibile vicino al prezzo minimo di... cioè il prezzo massimo di rientro. Se è 5 o 10 o 15, ho sempre fatto il modo di essere sui 5,20, 5,30, massimo che mi è andata male 6 euro, perché proprio magari avevo sbagliato i calcoli o non si poteva fare a meno. Così in modo che comunque in ogni caso, se mi andava male, pagavo 1 euro il prodotto. Ho sempre trovato questi escamotage. Solo che purtroppo non è sempre possibile, perché ci sono periodi carenti in cui buoni sconti, promozioni, rientro, non ce ne sono. Nei momenti in cui sei pieno, non sai più da che parte ti devi girare. Quindi il mio consiglio è sempre quello: se avete cantina o box disponibile, se avete voglia un domani vi faccio vedere la mia dispensa, che è un mini supermercato, è un 2x3, 2x2, se non mi ricordo, di balcone, che io ho adibito a dispensa ed è pieno di roba che molta non l'ho pagata, qualcosa l'ho pagato perché viene dai discount e qualcosa l'ho pagata alla metà o poco più della me poco meno della metà. L'ho sempre sempre fatto così, da che sono andata a convivere in poi. Perché i soldi sono quelli e quindi bisogna sapersi arrangiare. Oppure quando magari prendevo, adesso purtroppo devo prendere cose senza lattosio, perché mi sono resa conto che ho qualche problema con lattosio. Quando prendevo la ricotta della Galbani, io non l'ho mai pagata più di 27 o 29 centesimi, perché in offerta da 1,09 euro passava a 79 centesimi.
La Galbani mette sempre un buono da 50 centesimi, non sempre, però mette buono da 50 centesimi per la ricotta ogni tot di tempo, e io facevo scorta di ricotta e la pagavo 27 centesimi. Ma di queste cose mi sa che ve ne avevo già parlato in un altro video, però vi rinfresco la memoria, adesso mi viene in mente. Mi ricordo che una volta, e questa cosa la dico sempre, sono andata con Mario che era piccolo e andavamo all'Esselunga, perché all'Esselunga lì per la Grande I e il Bennett prendono e anche il Tigros prendono i buoni sconto quando il prodotto è in offerta anche. Tanto io ho finito. E l'Agida, insieme al sito Buon per Tutti, che è una vita che non guardo più, devo andare a riguardare se è ancora attivo. Perché io ultimamente avevo trovato la possibilità di fare la spesa al Carrefour e mi conveniva molto di più. Comunque, avevo trovato tramite il Buon per Tutti dei buoni sconto per i gelati dell'Algida. C'erano le viennette, le bomboniere, chi se le ricorda le bomboniere, quelle nella scatola che si mangiavano principalmente dentro i cinema. Le bomboniere costavano 1,99 euro e io avevo un buono sconto da 2 euro, quindi non le pagavo. Le viennette erano in offerta a 2,67 euro e io avevo un buono da 2 euro, quindi le pagavo forse 67 centesimi o 2,29, le pagavo 29 centesimi. Insomma, morale della favola, ho preso due o tre vignette, due o tre bomboniere, più la pizzetta del bambino, perché aveva fame e voleva la pizzetta, questo bambino, più l'acqua, perché giustamente insieme alla focaccia voleva l'acqua, e ho pagato 1,67 euro. Non l'ho detto. E fa... Quando tu eri piccolo piccolo eri un bebè, che non te lo ricordi. Anche la cassiera è rimasta scioccata, mi ha detto: ma come hai fatto? E gliel'ho spiegato. Quindi pazzi per la spesa Italia si può? Sì, a volte sì, bisogna sapere approfittare delle offerte, non buttate mai via un Catalina e cercate di ottimizzare le offerte più possibili. Non usate, Mia mamma. non usate, grazie Mario, fammi ancora un grattino, non usate i... Sto facendo un grattino sulla scheda. Non usate mai i buoni sconto se usate una promozione con rientro, perché sennò potrebbero invalidarvi il tutto. E se volete qualche approfondimento, voi non potete capire che bellezza mio figlio che mi fa il grattino sulla scheda. Se volete qualche approfondimento, scrivetemelo nei commenti. Io vi mando un bacione grandissimo, quindi pazzi per la spesa. Sì, volendo sì, io ci provo tutte le volte che posso. Ti ricordo a te che non sei iscritto di iscriverti, commentare, condividere e metterci tantissimi like. Seguimi anche su K-Radio, nel mio video, quello che è uscito domenica 15, quindi a Ferragosto, trovi tutte le indicazioni per seguire le mie puntate personali su K-Radio. Come seguire K-Radio, qui vi dà tutte le delucidazioni Renzo, e iscrivetevi al canale di Finestra Libera, iscrivetevi anche al canale di Dama Nera, al canale di Miriam Creation, e io vi mando un bacione grandissimo e niente, iscrivetevi a tutti questi canali, soprattutto iscrivetevi al mio. Se volete qualsiasi approfondimento, scrivetemelo nei commenti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!